nel borgo di Valle Piola, una frazione di Torricella Sicura. È una storia veramente particolare, accompagna questo borgo, che ospita la due giorni dedicata ai prodotti della pastorizia, a cura della Proloco di Torricella, insieme al GAL, leader teramano, e all'amministrazione comunale. Una due giorni fatta proprio per valorizzare i prodotti tipici della pastorizia, che è legata in maniera, diciamo, inestricabile alla storia di questi luoghi, ma anche e soprattutto per avviare un discorso di recupero e di valorizzazione di questo borgo abbandonato, che è un paese che ormai giace nell'oblio da oltre mezzo secolo, da oltre 50 anni, da quando gli ultimi abitanti iniziarono lo spopolamento per trasferirsi presso il fondovalle in cerca chiaramente di maggiori opportunità di lavoro e di maggiori agi e servizi. Da allora il paese è rimasto purtroppo abbandonato ed è stato anche preda negli anni di devastazioni e saccheggi. E ora questa due giorni per riparlare di Valle Piola, che è già nota alle cronache per essere stato messo in vendita anche all'asta su eBay, al prezzo di un appartamento di lusso, pensate, a 550.000 euro, e quindi per avviare un discorso di recupero e valorizzazione del borgo montano nel cuore del parco dei Monti della Laga. Con un dirigente della Proloco di Torricella Sicura, anima ideatrice di questa manifestazione, Sandro De Marcellis. Ecco, Sandro, ci può fare un po' la storia diciamo, di questo borgo e di come nasce anche l'opera di valorizzazione e recupero che ha avviato già da parecchi anni la Proloco sul borgo, anche riattivando in loco una struttura ricettiva? Sì, diciamo, questo è un progetto che parte circa una decina di anni fa ad opera dell'amministrazione comunale, che ha preso un finanziamento da parte della regione per recuperare l'immobile ricettivo. Chiaramente è rimasto abbandonato per una decina d'anni perché nessun operatore si è fatto avanti per gestirlo. Diciamo, il comune ha deciso di fare un bando pubblico per la gestione dell'immobile, che la Proloco ha preso in gestione proprio l'anno passato. Abbiamo inaugurato, proprio con la presenza dell'assessore regionale Dino Pepe, proprio un anno fa, e in sostanza niente, abbiamo riattivato 6 camere, il ristorante, il rifugio del pastore. Intendiamo valorizzare questo luogo, che chiaramente è memoria storica delle nostre popolazioni montane. Ecco, facciamo un po' la storia brevemente di Valle Piola, perché questo borgo è legato veramente a una storia, diciamo, affascinante, già crocevia anche di pastori, transumanti, di viandanti, di briganti. Sì, diciamo, il borgo è di epoca medievale, poi è formato da 12 immobili, cui 9 sono privati, tant'è vero che è nata una società che, dice il presidente Graziano Ciapanna, ha inteso promuovere su eBay per la vendita a degli investitori esteri. Infatti qui vicino abbiamo due borghi che sono stati acquistati da Kilgren, che è l'operatore di Santo Stefano di Sessanio, che ha iniziato delle opere di restauro, però poi a seguito del sisma si è un po' tutto bloccato. Quindi, diciamo, noi siamo forse il primo esempio operativo sul territorio su un discorso di albergo diffuso. Infatti adesso c'è anche un francese che è venuto a stare qui un po' di mesi per verificare anche tutte le situazioni, diciamo, climatiche e possibilità di investimento. Sta mettendo insieme un gruppo per cercare di attivare un discorso di ecovillaggio in piena autonomia, quindi voleva vedere quali sono le fonti d'acqua, eventuali possibilità di coltivare, quindi di attivare delle culture tipiche e così via. Quindi sicuramente un discorso interessante. Ed eccoci con il presidente della Proloco di Torricella, Enrico D'Andrea, e il segretario Gabriele Pomanti. Sappiamo che la Proloco ha profuso veramente un grande sforzo organizzativo per questa manifestazione, come per tanti altri eventi che stanno rianimando, rendendo vivo il borgo abbandonato di Valle Piola. Ecco, ma che cosa prevede proprio il programma di questi due giorni? Il programma prevede innanzitutto un coinvolgimento di quelle attività che c'erano un tempo in questo paesino,
da diversi anni abbandonato, e proprio per questo la Proloco ha voluto organizzare insieme al GAL leader Teramano, all'amministrazione comunale di Zona Sicura, questa manifestazione, è proprio per far conoscere, o meglio per riportare quelle persone che nel passato sono andate via e delle nuove che vogliono riposarsi a livello mentale per stare qui. Questo programma, in questi due giorni noi abbiamo coinvolto, diciamo, una mostra, la rievocazione della transumanza con una capannina a cura del signor di Benedetto Gino, dove si può vedere tutte le fasi salienti dalla mungitura della pecora fino al prodotto finito. Poi c'è la mostra fotografica dei paesi che fanno parte del GAL leader Teramano e infine diciamo che in queste due giornate abbiamo scelto due ragazzi che suonano il dubot che è l'organetto abruzzese, e poi c'è l'associazione culturale La Torre per allietare con quei canti e quelle melodie che un tempo rendevano felice la gente contadina. Abbiamo preso due complessi che rievocano con i canti popolari quegli eventi pure. Ci sarà veramente da divertirsi, sì, un programma ricco. Divertirsi, diciamo che questa manifestazione ha portato pure diverso tempo, e nello stesso tempo noi siamo lieti di aver per la prima volta organizzato questa manifestazione con i due enti che ho citato prima, il GAL leader Teramano e il Comune di Torricella Sicura. Presidente, quanti volontari conta la Proloco di Torricella Sicura? La Proloco come direttivo ne siamo 21, però ci stava molti altri amici che ci vengono a dare una mano da esterne, diciamo, al direttivo. E oggi e ieri non siamo tutti presenti perché qualcuno è impegnato altrove, però siamo un bel gruppo e abbiamo fatto quello che potevamo, però i risultati pare che si vedano. Devo ringraziare il GAL e l'amministrazione comunale che ci hanno dato la possibilità di fare questa cosa. Siamo con il presidente del GAL, leader Teramano, Carlo Matone. Ecco presidente, il GAL ha fortemente voluto e sponsorizzato questa manifestazione proprio perché è finalizzata al recupero e alla valorizzazione di un borgo abbandonato. Quale può essere il progetto di sviluppo su Valle Piola? Un progetto di sviluppo di turismo ecocompatibile, cercando di recuperare tutto il borgo e costruendo un albergo diffuso per ospitare i turisti, che chiaramente se non c'è la possibilità di fare l'accoglienza diventa difficile poter portare le persone in questo luogo. E dal punto di vista storico, Valle Piola, le diceva giustamente, è veramente un pezzo di storia della montagna teramana? Ma è un pezzo di storia, in quanto da queste parti passavano le carovane dei montanari che andavano verso Teramo, era un punto obbligato. E si racconta che questo popolo era molto generoso perché spesso le carovane erano colpite da bufere di neve e loro erano molto generosi ad accogliere chi si trovava in difficoltà. E si potranno attivare, secondo lei Presidente, anche dei canali di finanziamento comunitari per il recupero di Valle Piola? Io ritengo di sì, tenuto conto della carenza di risorse pubbliche sia regionali che nazionali. Anzi, io nei prossimi mesi vi voglio attivare, tenuto conto che il GAL ha fatto un percorso di valorizzazione di diversi borghi dell'area tra il Gran Sasso e i Monti della Laga per presentare un progetto ambizioso di recupero di 3-4 borghi tra quelli che valgono di più, per presentare un progetto per costruire, secondo noi, 1000 posti letto nella laga, perché riteniamo che sia il minimo per poter poi trattare con tour operator internazionali la presenza sul nostro territorio. Siamo con il sindaco di Torricella Sicura, Daniele Palumbi. Sindaco, sappiamo che l'amministrazione comunale di Torricella ha veramente investito molto sul recupero di questo borgo e sta cercando di fare di tutto per rilanciarlo anche all'interesse di investitori internazionali. Se pensiamo che alcuni anni fa questo borgo era vandalizzato, era tutto rovinato dagli atti vandalici, non c'era nulla, pendeva sulla testa del comune un debito di 300.000 euro da restituire alla regione Abruzzo per il finanziamento non speso. Oggi troviamo una struttura comunque che funziona, abbiamo eliminato il debito con la regione Abruzzo perché la struttura funziona e piano piano stiamo cercando di trovare un acquirente. Io mi auguro che tra presto
riusciamo ad avere tutto il borgo valorizzato, ristrutturato, e quindi sarebbe un'ottima attrattiva turistica per l'intera provincia di Teramo, ma anche per Torricella. E poi c'è già la recettività con la struttura e il rifugio del pastore. Ecco, il rifugio del pastore grazie alla Proloco, che veramente ha dato un grosso contributo al comune di Torricella. È vero, noi qualche somma l'abbiamo tirata fuori, però loro sono stati gli artefici e i principali attori a far funzionare questa struttura che nessuno voleva, e loro sono riusciti a farla funzionare e oggi ne è testimonianza. Siamo con Romina D'Andrea e chiaramente lo staff della Proloco di Torricella, Romina dirigente della Proloco di Torricella, nonché responsabile della struttura ricettiva e rifugio del pastore di Valle Piola, che ricordiamo è gestita anche interamente dalla Proloco. Siamo qui di fronte a una tavola, Romina, che veramente mette l'appetito, fantasticamente imbandita direi. Ci spieghi un po' questi prodotti che naturalmente vedono protagonista anche la pastorizia, la traduzione della transumanza? Sì, siamo a Valle Piola, a 1200 metri di altitudine, e quindi non può mancare la pastorizia, perché comunque è la fonte di guadagno anche di un tempo. Adesso sono rimasti pochi pastori, però comunque è fonte proprio di guadagno e di lavoro di questo luogo. La festa della pastorizia non poteva mancare naturalmente i prodotti tipici, che vanno dai formaggi, dalla carne, quindi tutti i derivati. Ci sono anche dei prodotti poveri, perché un tempo non è che si viveva di la carne, era parte la pecora. Per i giorni quindi, di festa. Sì, certo. Quindi molte verdure. Qui vediamo anche la quagliata. Vero? Allora, questo è il primo prodotto che viene dal formaggio, quindi messo il latte a cagliare, questo è il primo prodotto e non è stretto, infatti se vedete è siero e formaggio. Dopo di questo viene stretto il formaggio e c'è il primo sale, quello che oggi si chiama primo sale. Dopodiché viene fatto essiccare il formaggio e in base alla durata dei giorni che ha si può utilizzare, e quindi il primo prodotto che si può fare dopo una decina di giorni è il formaggio fritto. Il piatto principe, perché delle nostre zone. Ottimo formaggio fritto, gustosissimo. Quindi abbiamo il formaggio fritto. Stando ancora altri giorni possiamo gustare il formaggio essiccato, quindi o grattugiato oppure mangiare secco. Ecco, per quanto riguarda i prodotti della panificazione vediamo anche delle fantastiche frittelline che avete preparato, e queste sì. Pagnotte così scenografiche, sì. Cosa c'è dentro? Allora, le frittelline, anche questo adesso è un piatto prelibato, ma un tempo si faceva il pane in casa, quindi si facevano le frittelline perché si portavano anche in campagna, eccetera. Questo tipo di pane era, il pastore quando andava a pascolare con il gregge, portava la sua minestra in queste pagnotte perché si conservava, quindi poi mangiava il pane con la minestra, e questa è un po' proprio una tradizione del pastore. Mi piaceva, ecco, rievocarla anche qui. Noi ci abbiamo messo i peperoni fritti, che sono comunque... Poi le mazzarelle immancabili della tradizione culinaria teramana. Sì, normalmente oltre al formaggio, un altro piatto principe della tradizione, diciamo, teramana, è la mazzarella, quindi fatta con l'interiore dell'agnello e con le verdure che si trovano in campagna, quindi cipollina fresca. Romina, mi viene in mente che la cucina, diciamo, povera, una cucina di recupero nella quale non si butta nulla, e quindi Expo è veramente qui, non bisogna andare a Milano. Grazie, troppo gentili. Noi diciamo che il nostro segreto è proprio questo, la semplicità. Nulla togliere ai grandi chef, perché giustamente ci lavorano tanto, però qui siamo in un paesino proprio alle pendici del Monte Farina, un paesino abbandonato, che poi abbandonato non è perché abbiamo tanti visitatori. Io penso che i piatti della tradizione nostra sono veramente i piatti principi della domenica, come si dice.